Giuliano Gerlenda, direttore commerciale Axel, è stato tra i partecipanti al talk show Smart Security e Smart Living, la rivoluzione dell'IoT, che abbiamo tenuto qui nell'area sicurezza di Luminotronica. Qual è il messaggio di Axel in questo contesto dell'IoT? Allora, grazie della possibilità di dire qualcosa. Allora, abbiamo parlato di IoT, abbiamo parlato di filosofia, di sicurezza, si è parlato anche di strade, quindi vuol dire internet, dove viaggia e come viaggia e con quali strumenti. Beh, allora, noi di Axel costruiamo le cose che vanno collegate a internet, quindi siamo i costruttori, i progettisti e i costruttori di quelle che vengono chiamate le macchine. Le macchine sono collegate a internet e il nostro mestiere è quello di creare sicurezza, sicuramente, di inventare anche degli oggetti per la sicurezza, sicuramente tenendo conto anche che i livelli di sicurezza devono essere aumentati, perché i pericoli sono molto maggiori. Si parlava molto una volta di sicurezza degli ambienti, adesso si deve parlare, si è costretti a parlare di sicurezza del mezzo di trasporto, quindi vuol dire della rete, quindi la comunicazione. L'unica cosa che noi abbiamo cercato di fare è partire comunque da un'idea che è quella che niente è sicuro. Quindi, partendo dall'idea che il niente è sicuro, noi dobbiamo costruire il nostro grado, il nostro livello di sicurezza. Deve essere massimo, ovviamente. Certo è una cosa, ed è l'ultima cosa che posso dire anche a livello di sicurezza, un altro principio è quello che tutto quello che non c'è in rete non può essere rubato. Quindi vuol dire che io creo anche questa parte di sicurezza non lasciando traccia, o meglio, io lascio traccia del mio passaggio, ma non lascio traccia delle mie credenziali, quindi vuol dire del mio nome, del mio cognome, e quindi tutti i dati che ci sono in rete non sono riferiti alla mia persona, quindi di fatto ho creato quella che si chiama una sicurezza indotta, se vogliamo, non tanto dall'oggetto in sé, ma da una filosofia di costruzione, da un pensiero che fa parte proprio del pensiero della progettazione. Progettazione vuol dire progettare sicurezza, vuol dire questo, vuol dire pensare anche a tutte quante le falle che si possono creare nel tempo nel sistema. Ecco, in effetti uno degli argomenti che è stato sottolineato è stata proprio la credibilità e la serietà dei produttori, così come anche quella degli installatori. Sì, gli installatori, è vero. Noi dobbiamo parlare con gli installatori, perché sono quelli che poi entrano nelle abitazioni e installano gli oggetti e quindi di conseguenza installano anche gli oggetti della sicurezza. Noi dobbiamo parlare con gli installatori, dobbiamo fare formazione. Gli installatori devono essere formati e io posso dire che sono molto contento quando nei nostri incontri, nei nostri corsi, arrivano o vengono o chiedono di essere formati molti installatori, perché quello è il punto di partenza, non tanto per installare i nostri prodotti, ma per sapere e per capire esattamente qual è la sicurezza dei sistemi. Sapendo e conoscendo la sicurezza dei sistemi, sono in grado anche gli installatori quindi di girare questa sicurezza ai loro utenti, che si sentiranno sicuramente più tutelati.